Regola numero uno. Se un uomo non sa stare in piedi, non sa lottare. Ehi, ciao. È stato magnifico. Come va? Bene, grazie. Sto togliendo un po' di ruggine. Senta, stavo ripensando alla sua offerta e quindi... Sì? Se non le procuro fastidi, voglio prenderla in parola. Naturalmente per un breve periodo di tempo, senza impegno. Oh, certo, come vuoi. Sarà un onore. Che cosa ne pensa il signor Miyagi? Il maestro Miyagi... Non c'è bisogno, non è necessario che lo sappia. Ecco tutto. Ma sa che partecipi al torneo? Sì, o meglio lo sa, solo che non lo approva. Beh, ognuno ha diritto alla sua opinione. D'accordo, non dirò niente. Grazie. Quando vuoi iniziare? Beh, quando va bene per lei, anche domani. Senti, ho un G appeso nell'armadio, dovrebbe starti bene. Vogliamo cominciare adesso? Adesso? Ancora. Bene. Sei migliore di quanto credessi, e di gran lunga. Sei in grado di fare progressi, LaRusso. Sì, puoi migliorare. Ci sono tre cose che fanno un campione. Le tre D. Desiderio, devozione e disciplina. Le prime due non so dartele. L'ultima sì, ma devi essere disposto ad accettarla. Lo sei, signor LaRusso? Io, sì, certo. No, la risposta giusta è sì, signore. Ah, giusto. Sì, signore, mi scusi. Figurati, sta dritto. In questi anni ho preparato un sistema di allenamento intenso e relativamente breve per situazioni di questo genere. Si compone di due parti e di tre regole. L'ho chiamato argento vivo. Mi piace. Ti piace, eh? Regola numero uno. Se un uomo non sa stare in piedi, non sa lottare. Ripetila. Se un uomo non sa stare in piedi, non sa lottare. Con più convinzione, signor LaRusso. Se un uomo non sa stare in piedi, non sa lottare. Così. Adesso, immagina che quelle tavole siano gambe. Spazzale. Come spazzale? Andiamo. Troppo basso. Più in alto sarebbe come colpire il ginocchio, giusto? Sei venuto per imparare o per insegnare? Non stai spazzando il pavimento, più forte. È questo il movimento, devi fare forza sul fianco. Così, ancora. Più forte. Ai non è un vocabolo accettato in questo dojo, signor LaRusso. Non le sembra di essere eccessivo, signore? Un po' troppo. Per mali estremi occorrono estremi rimedi. Oh! 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 Torna domani per la seconda lezione.